L'episodio inizia in una stanza in cui Juliana e Joe sono tenuti prigionieri dalla Yakuza. Frank ed Ed sono alla stazione degli autobus, aspettando pazientemente Juliana. Ed insiste con Frank per salire sull'autobus, ma lui sceglie di restare e cercare sua moglie. Alla casa di Smith, Thomas cade dalle scale e la sua famiglia si precipita verso di lui per aiutarlo. Poiché Smith è l'unico a sapere delle condizioni di suo figlio, chiede a sua moglie di occuparsi delle loro figlie per la scuola. Questo incidente fornisce un duro promemoria del fatto che Smith deve decidere presto di suo figlio perché se viene rivelata la verità su di lui, i nazisti lo prenderanno, per non dimenticare il fatto che bruciano gli storpi ogni martedì. Tornando a Juliana e Joe, i due discutono dei piani di lei di fuggire con Frank. Nel frattempo, la Yakuza interrompe la loro conversazione e porta via Juliana. Viene portata in un luogo in cui Lem e Karen hanno stretto un accordo con Taishi Okamura, il leader della Yakuza, per la sua liberazione. I due combattenti della resistenza spendono 10.000 yen per avere Juliana libera, ma Joe ha un prezzo di 50.000 yen poiché è un membro della resistenza in una posizione superiore. Inoltre, Okamura non consegna il film ai combattenti della resistenza a causa del loro raid causato sui suoi affari. Nel frattempo, Smith sta ancora affrontando una potenziale rivolta contro di lui. In ospedale, fa visita a Eric Raeder, l'uomo che gli ha salvato la vita in un'imboscata in molti episodi fa, e gli dice che Heydrich potrebbe essere il colpevole che vuole che Smith sia morto, ma non sa perché. Consegna a Eric un biglietto e dice che se dovesse succedergli qualcosa, il messaggio dovrebbe essere dato direttamente a Hitler. Smith assicura che, sebbene non pensi che Heydrich e i suoi uomini daranno la caccia a Eric, lui ha una guardia fuori dal suo reparto per ogni evenienza. L'episodio si interrompe nell'ufficio di Tagomi, dove l'ispettore capo Kido lo visita e chiede i documenti del commercio marittimo di Osaka. Sospetta che la Yakuza stia contrabbandando eroina al molo. Dopo essere stata rilasciata dalla Yakuza, Juliana torna a casa solo per essere rapita da Ed lungo la strada. Ed la porta nell'appartamento di suo nonno, dove incontra Frank. Juliana si scusa per non essere arrivata alla stazione degli autobus. Frank, tuttavia, l'affronta con rabbia, descrive in dettaglio nella situazione in cui si trova e gli chiede di aiutarla a liberare Joe. All'inizio, Frank si rifiuta di darle 46.000 yen chiedendole perché tiene così tanto a Joe. Juliana riafferma di amare Frank, ma ha bisogno di salvare la vita di Joe come aveva salvato la sua a Cannon City. Frank alla fine accetta di pagare il riscatto a condizione che consegni lui stesso i soldi. Nella scena seguente, Heydrich ha rilasciato Wegener dalla custodia. Stanno mangiando in un ristorante. Heydrich rimprovera Wegener per il suo tradimento, quello in cui ha consegnato il segreto di Heisenberg ai giapponesi. Dopo aver chiesto perché non è stato ancora ucciso, Heydrich gli dice che ha un nuovo piano per lui, sta andando a Berlino con le istruzioni per uccidere Hitler. Heydrich minaccia quindi la vita della moglie e dei figli di Wegener se non riuscirà a seguire gli ordini. Tornato a San Francisco, Frank recupera la sua pistola nascosta e va alla Yakuza per salvare Joe. Al molo, lascia i soldi del riscatto alla Yakuza e Joe gli viene consegnato. Joe, tuttavia, non vuole andarsene senza il film, quindi prende la pistola di Frank e spara agli uomini della Yakuza. Afferrano il film e scappano audacemente. Tornato a casa di Ed, il nonno di Ed affronta Juliana per aver messo a repentaglio la vita di suo nipote. Minaccia di chiamare il Kenpeitai se non lascerà il posto entro 10 minuti. Allo stesso tempo, Joe e Frank sono tornati dal porto. Juliana e Frank si preparano quindi a lasciare finalmente la città. Ed dà loro dei soldi, li saluta e promette di sbarazzarsi della pistola, riponendola nei suoi pantaloni. Nel suo ufficio, Smith parla con il capitano Connolly, che è particolarmente interessato di sapere dove si trovi. Smith suggerisce che Connolly sia stato colui che lo ha tradito sotto ordine di Heydrich di assassinarlo. Connolly ammette di aver semplicemente seguito gli ordini, ma Smith poi lo spinge giù dal grattacielo, in seguito definendolo un suicidio. Nel frattempo, Juliana e Frank non possono salire su un autobus poiché i terminal ora chiedono una sufficiente identificazione. Un ufficiale del Kenpeitai urla loro di fermarsi e si dividono per incontrarsi in seguito in una vicina scuola. Heydrich incontra Wegener nella sua stanza d'albergo e i due si accordano per assassinare Hitler a Berlino. Questo accordo arriva consensualmente dopo che Heydrich ha promesso di liberare Wegener e la vita della sua famiglia una volta che l'atto sarà compiuto. Più tardi, in un incontro con il generale Ata, l'uso di Wegener da parte di Tagomi finalmente si realizza. Il generale dice che ora possono costruire il proprio dispositivo Heisenberg. Tagomi, tuttavia, vede questa opportunità come un mezzo per ottenere la parità con i nazisti in modo che sia i giapponesi che i tedeschi possano negoziare la pace. Tuttavia, il generale ribatte che il principe ereditario ha cambiato idea e intende andare in guerra, se necessario, dopo il suo tentato omicidio. Nel frattempo, Okamura e Kido discutono del cecchino dell'assassinio del principe ereditario.
Okamura gli dice che crede di aver inseguito un falso sospetto e che Kido fosse a conoscenza fin dall'inizio di chi fosse il responsabile. Kido nascose la verità per assicurarsi che non si verificasse una guerra tra giapponesi e tedeschi. Alla fine, si offre di dargli il nome del cecchino tedesco in cambio di un prezzo molto alto. Come promesso, Juliana e Frank si incontrano a scuola mentre aspettano Joe. I due vagano per i corridoi, disgustati alla vista dell'arte dei bambini forzata dai giapponesi. Entrano nella sala per guardare il film usando il proiettore della scuola. Il film mostra le conseguenze dell'esplosione della bomba atomica a San Francisco. I prigionieri, incluso Frank, sono in linea sorvegliati da ufficiali nazisti. Un ufficiale dell'esecuzione, vestito con un uniforme delle SS, spara a ciascuno dei prigionieri prima di raggiungere Frank. Quando lo sguardo di Frank e Juliana è colpito dalle conseguenze, finalmente si rendono conto che Joe è un nazista, poiché è l'ufficiale di esecuzione, come mostrato nel film. Dopo aver visto il film, Frank rimane scioccato mentre le lacrime scendono sul viso di Juliana. Proprio in quel momento, Joe arriva per dire loro che non è riuscito a trovare una via d'uscita dagli Stati del Pacifico per loro, e chiede di recuperare il film. Litigano per questo, ma Joe alla fine prende il film e va all'ambasciata nazista. Poco dopo, Juliana e Frank chiedono aiuto a Karen e Lem. Dopo che i combattenti della Resistenza si sono resi conto di quanto sia importante riavere il film, propongono un piano di fuga per la coppia. In cambio di farli salire su una nave per il Messico, Juliana deve riprendersi il film da Joe e ucciderlo. Considerando la sua chimica con Joe, Juliana rifiuta, ma Lem suggerisce di attirarlo fuori dall'ambasciata e che lui si occuperà del resto. Passando alla scena successiva, l'ispettore Kido e il sergente Yoshida affrontano l'assassino nazista che ha sparato al principe ereditario. Con sorpresa di Yoshida, Kido spara all'uomo in testa, spiegando che è quello che deve essere fatto, il che significa che non vuole che scoppi una guerra tra i tedeschi e i giapponesi, perché se i giapponesi sapessero che l'assassino era un agente nazista queste sarebbero state le conseguenze. Smith va a caccia con Heydrich prima di assicurare alla moglie di non lasciarlo vicino ai bambini nel caso non tornasse. Mentre si recano nei boschi, Heydrich confessa a Smith che le sue intenzioni di farlo fuori erano semplicemente un tema ricorrente per i tedeschi, in cui gli alti ufficiali spesso prendono di mira le persone come Smith che lottano per il bene comune. La serie si sposta quindi nella capitale del Grande Reich nazista, Berlino, dove un ufficiale interroga Wegener nella sua macchina sul suo inaspettato appello a incontrare personalmente il Führer. Wegener assicura che non c'è nessun gioco scorretto ed è finalmente felice di essere tornato a casa. Nel frattempo, Joe è tornato all'ambasciata nazista. L'ambasciatore Rice lo presenta all'agente Oliver Diels. Quando Diels e Joe rimangono soli, Diels chiede se la sua missione è stata un successo. Joe lo informa che si tratta di informazioni riservate dove Clem lo aveva avvertito al telefono di evitare Diels a tutti i costi, a causa dei suoi rapporti a Heydrich. Nel frattempo, l'ispettore Kido fa visita a Tagomi e lo informa che Juliana Crane non sarà più autorizzata a lavorare nell'edificio a causa del suo legame con Frank. Quest'ultimo è il sospetto assassino del principe ereditario. Kido rivela anche di sapere che Tagomi ha aiutato Wegener a fuggire dagli Stati del Pacifico, ma assicura che rimarrà in silenzio per il bene dell'impero giapponese. Al quartier generale nazista a Berlino, Wegener si riunisce con la sua famiglia prima di imbarcarsi nella sua ultima missione per uccidere Hitler. Dice loro un ultimo addio in lacrime e straziante, incerto se potrà rivedere la sua famiglia. Di ritorno a San Francisco, alla fabbrica di armi, e cerca di sciogliere la pistola di Frank. Sfortunatamente, quando il suo capo lo controlla, lascia cadere la pistola. Il boss quindi ispeziona l'arma solo per scoprire che è ciò che cercano i Kenpeitai. Nel frattempo, l'ispettore Kido riceve finalmente una lettera da Tokyo che lo costringe a fare seppuku perché non è riuscito a catturare l'assassino del principe ereditario. Proprio in quel momento, Yoshida si avvicina a lui e mostra che hanno trovato l'arma criminale o in particolare la pistola di Frank, impedendo a Kido di finire il seppuku. Passando alla scena successiva, Juliana entra nell'ambasciata tedesca come una donna che cerca di ricevere un visto di viaggio. Si imbatte in Joe mentre esce, quindi i due scappano attraverso un vicolo. Si scaglia poi con rabbia contro Joe per non aver detto la verità sulla sua identità nazista. Sorpreso da questa rivelazione, Joe riesce a liquidare la scoperta di Juliana come falsa e le rivela che ha anche visto uno dei film in cui adoravano Joseph Stalin nel 1954, anche se i nazisti giustiziarono Stalin nel 1949. Quindi chiede il suo aiuto per tornare a New York in modo da poter ripulire Juliana e i nomi dei propri cari dall'alto comando nazista. Dopo aver sentito questo, Juliana si trova in un dilemma e ha bisogno di decidere se salvare Joe oppure andare avanti con la missione della resistenza di ucciderlo. Qualche tempo dopo, Kido e Yoshida interrogano Ed riguardo alla pistola che stava provando a distruggere. Gli dicono che la sua pistola corrisponde alla descrizione fornita dai testimoni.
quindi gli chiedono se è stato lui a sparare al principe ereditario invece di Frank. La serie ci porta poi sulle Alpi austriache, dove Wegener si fa strada per il suo incontro con Hitler, che siede in un quartier generale profondamente fortificato. Nel frattempo, Heydrich ha ancora Smith come prigioniero e rivela che intende tradire Hitler e conquistare il resto dell'impero giapponese, in particolare l'America. Karen informa Frank che c'è un cambio di piano e devono dirigersi al molo proprio adesso. Ciò avviene dopo la realizzazione che i Kempeitai avevano catturato il cecchino del principe ereditario, un uomo che lavora in una fabbrica. Subito dopo, Frank si rende conto che potrebbe essere in pericolo e chiama suo nonno, che lo ridicolizza per aver messo a rischio la vita di suo nipote. In fretta, Frank si precipita alla stazione di polizia, dove gli agenti gli impediscono di salvare Ed. Di ritorno al quartier generale di Hitler, Wegener si avvicina a Hitler, che sta osservando alcuni dei grasshopper film, raffiguranti scene dell'assalto sovietico a Berlino in una seconda guerra mondiale alternativa. Hitler chiede a Wegener di unirsi a lui, ma quest'ultimo non riesce a capire bene quello che vede. Quindi, chiede di cosa parla il film, a cui Hitler risponde, cosa sarebbe potuto essere, suggerendo una realtà alternativa. Wegener non riesce a sparare a Hitler. Hitler gli dice che sapeva che Wegener aveva paura di ucciderlo e dice anche che è stato lui a chi ha mandato a chiamare Heydrich. Hitler avverte inoltre che ne seguirà una guerra a causa delle sue azioni e offre a Wegener di morire con onore risparmiando anche la vita della sua famiglia. Dall'altra parte del mondo, Heydrich chiede a Smith di unirsi alla sua missione per iniziare una guerra. Lo show aumenta la tensione fino a quando il telefono squilla e Heydrich risponde. Con suo grande stupore, l'uomo che risponde dall'altra parte del telefono non è Wegener ma Hitler stesso. All'improvviso, Wegener viene colpito da una fucilata e, nel caos, Smith e Heydrich corrono per le loro armi da fuoco. Fortunatamente, Smith si difende e rende inabile Heydrich. Successivamente viene rivelato che Wegener ha scelto di non uccidere Hitler e invece si è suicidato. Al molo, Juliana conduce Joe alla sua morte. Quando Joe chiede a Juliana di andarsene con lui, si rende conto che era tutta una trappola. La implora di credere che non è l'uomo che ha visto nel film e gli dice che lei lo ha cambiato. Juliana crede in lui, quindi lo aiuta a scappare su una barca destinata a lei e Frank prima che Karen e Lem si precipitino ad ucciderlo. Nella scena finale, mentre Tagomi ripensa a tutto quello che è successo, si dirige verso una piazza pubblica per meditare. Toglie dalla tasca la collana del cuore, che appartiene a Juliana, e chiude gli occhi. Mentre si concentra sulla meditazione, i suoni ronzano intorno a lui, avanti e indietro, e ciò che lo circonda inizia a sfumare. Quando apre gli occhi, si trova nello stesso punto ma in una linea temporale alternativa in cui gli Stati Uniti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Vede una bandiera americana appesa al palo, musica rock a tutto volume su alcuni altoparlanti, e un giornale nelle vicinanze che mostra un rapporto sul blocco contro Cuba. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!